Sindaco, le faccio la domanda che tutta Italia vorrebbe farle. Come va? Come può andare in momenti complessi e difficilissimi come questi? Stiamo gestendo una emergenza che ha le caratteristiche di una vera, di supporto a un vero cataclisma. Lo stiamo facendo cercando di gestire al meglio tutte le energie di cui disponiamo, lo stiamo facendo cercando di dare risposta reale e concreta alle tantissime esigenze che rappresentano i nostri concittadini. Sono esigenze elementari, ma quando ci si trova a dover confrontarsi con eventi di questo genere, anche dare risposta alle emergenze più elementari, come riuscire a mangiare un pasto caldo o dormire in un luogo asciutto e parimenti caldo, può non essere una cosa semplicissima. Siamo ancora pochissimi giorni dall'evento che ha riaperto completamente le strategie, perché evidentemente l'evento del 24 di agosto è stato un evento completamente diverso, sia da quello del 26 di ottobre sia da quello del 30 ottobre. È chiaro che questi due eventi, in qualche modo paradossalmente, lo dico solo e lo sottolineo, paradossalmente, hanno fatto sì che ancora una volta non contassimo vittime tra i nostri concittadini. Il governatore del Perugia ha promesso che non appena sarà possibile la squadra farà allenamenti a Norcia. Ecco, quando potrà avvenire questo secondo lei? Presto, molto presto, perché i nostri impianti sportivi sono in questo momento ovviamente a disposizione delle strutture di protezione civile, ma appena potremo liberarli le infrastrutture, gli spogliatoi, i campi sono perfettamente agibili e quindi presto li metteremo a disposizione del Perugia Calcio, perché abbiamo bisogno di tornare velocemente alla normalità. Le immagini del terremoto hanno colpito una nazione intera, oserei dire il mondo intero. Cosa serve a Norcia? Cosa possono fare gli italiani per aiutare Norcia? In questo momento serve tutto, perché la nostra gente, quando si perde la casa, la nostra gente che ha perso casa non ha più nulla, tutto rimane sotto le macerie, non si può nemmeno recuperare. Immagini che cosa significa pensare di non avere una canottiera di ricambio, un paio di slip, un paio di calzini. Materiale, un rasoio per farsi la barba, una cosa qualsiasi che serve alla nostra quotidianità. Ecco, la nostra gente in questo momento serve tutto. C'è molta solidarietà intorno alla nostra comunità, dobbiamo essere in grado però di gestire questa situazione, perché evidentemente, come può ben immaginare, se cominciano ad arrivare grandi quantità di materiale, c'è bisogno anche di poterlo organizzare, di poterlo stipare, di poterlo in qualche modo catalogare e poi soprattutto farlo arrivare direttamente alle persone che hanno bisogno. Stiamo organizzando una imponente macchina che possa gestire questa situazione. Sappiamo bene che la solidarietà degli italiani è grande, sentiamo tutti molto molto vicini. Ecco, quindi a chi rivolgersi? Alle strutture di protezione civile, è la cosa migliore, rivolgersi alle strutture di protezione civile, alla struttura regionale di protezione civile che saprà indirizzare tutti coloro che vogliono darci delle donazioni. Tante l'aiuto che arriva dal Perugia Calcio, quanto è importante il sostegno di una regione intera. Fondamentale la solidarietà che in questo momento stiamo ricevendo da tutto il mondo, direi. Norcia è la città di San Benedetto e sulla nostra città purtroppo in questo momento si sono accesi i riflettori di tutto il mondo. L'iniziativa del Perugia Calcio si inserisce in questa fase tra le primissime importanti iniziative che giungono evidentemente dal nostro capoluogo, che giungono dalla nostra città sportiva con la quale ci lega una storia lunga, fatta di ritiri, di incontri, di vicinanza proprio tra comunità sportive, direi. Quindi fondamentale l'intervento del presidente del Perugia Calcio, che con un tempismo perfetto, ha individuato delle prime, a sentir lui, azioni, e tra queste quelle di far essere il maggior numero di nostri concittadini, il maggior numero possibile di nostri concittadini domenica alla partita Perugia-Trani allo stadio, significa riuscire a far tirar fuori queste persone per qualche istante dalla
pensiero della terra che trema.